Oggi con Terza Pagina andiamo a vedere dove e come viveva Victor Hugo e poi passiamo alla storia con un libro sul ventennio. Dopo un anno e mezzo di lavori di ristrutturazione, costati oltre 4 milioni di euro, riapre al pubblico la casa in cui Victor Hugo scrisse I Miserabili. Si tratta di Hauteville House, situata sulla costa di Guernsey, davanti al canale della Manica. Qui lo scrittore francese trascorse assieme alla famiglia 14 anni d'esilio durante il regno di Napoleone III, fino al settembre del 1870. La curiosità di questo luogo di straordinario interesse è che in gran parte venne progettato dallo stesso scrittore, che ne immaginò l'impianto architettonico e l'arredo, in modo che avessero una sorta di relazione simbolica con le sue idee poetiche e la sua concezione del mondo. Il 29 aprile del 1899 nasce a Washington Duke Ellington, uno dei mostri sacri della storia del jazz, autore di brani memorabili. Fondatore di una leggendaria orchestra, compose anche delle suite di ispirazione classica e concerti sacri. All'inizio si presenta come il mito fondante del fascismo. L'onestà, il fascismo arriva al potere attaccando la corruzione dell'Italia liberale e vantando una superiorità morale rispetto alla classe dirigente precedente. Una volta al governo però le cose vanno in modo molto diverso, con enormi arricchimenti da parte di tanti gerarchi. È una storia poco conosciuta che ora Mauro Canali e Clemente Volpini raccontano nel volume Mussolini e i ladri di regime, pubblicato da Mondadori. Il libro si basa sui documenti delle indagini compiute dal Ministero delle Finanze dopo la guerra e da poco messi a disposizione degli studiosi. Le carte rivelano una corruzione diffusa di cui si mormora già durante il ventennio. Il libro si muove invece sui dati. Qui la polizia giudiziaria va a cercare i beni immobili, i poderi, i terreni, va a cercare le cassette di sicurezza, va a cercare i conti correnti, li mette assieme. Ecco allora le grandi fortune accumulate da alcuni dei gerarchi simbolo del fascismo. Pavolini, Rossoni, Farinacci, considerato quest'ultimo il puro, l'intransigente del regime. Farinacci arriva insomma a una cifra di 700 milioni per l'epoca. Stiamo parlando di cifre enormi, astronomiche. Ma anche Mussolini, Petacci, Ciano e la moglie Edda, figlia prediletta del duce. Edda Ciano restituisce 190 milioni, siamo nel 1949-50, una cifra enorme. Ma siamo a un concordato, a un accordo che rappresenta il 10% dell'effettivo arricchimento di queste famiglie. Un sistema di potere germogliato sul terreno di un regime autoritario e per questo senza controlli. Sacrificando la libertà, l'Italia non acquista l'onestà. Anzi, il virus della corruzione, come raccontano i documenti, prospera e si espande sul corpo malato del paese.